Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi vi faccio la review della matita della Nabla che è uscita la settimana scorsa, credo. Brow Divine Ultra Slim Retractable Brow Pencil. Questo è il nome in inglese, bla 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 bla, sembra uno scioglilingua. Comunque sarebbe matita per le sopracciglia ultra sottile, retractable, ritraevole. Non mi viene in italiano, comunque che si ritrae, quindi automatica, matita automatica. I nomi sono bellissimi, mi ricordano i nomi di Sailor Moon delle guerriere, sono Jupiter, Venus, e questa che ho preso io, Neptune, e quindi niente, Daniele avrà pensato di, non so, si stava vedendo Sailor Moon, Sailor Moon, amica Sailor Moon, la la la, basta, io... Sempre questi momenti pazzi. Tornando a noi, Daniele forse si stava vedendo Sailor Moon e avrà deciso di chiamare le sue matite come le guerriere di Sailor Moon. Io ho preso la Neptune per me e per mia sorella, delle castane medie mediterranee. Devo dire che il packaging è molto somigliante alle matite di Anastasia Beverly Hills, perché hanno anche il pettinino alla fine e poi anche a quelle della MAC, le matite per sopracciglia automatiche. Nonostante la differenza di marca, di prezzo, di colori, io ho adorato le matite della Nabla, quindi bravo, bravo Daniele, bravi quelli di Nabla, perché sono... Allora, vi faccio una piccola differenza con quelle della MAC che ho riscontrato io. Uno, il prezzo. Queste credo costino sui 10 euro, quelle della MAC sui 20, 19 credo. La mina di quelle della MAC non è ritraibile, quindi una volta che le cacciate è impossibile farle rientrare. Quindi è un problema. Spesso se ne cacciate troppa si rompe la mina, ne perdete un sacco. E non è ultra sottile come quella di Nabla. Poi le matite della MAC non hanno il pettinino alla fine, le trovo più morbide rispetto a quelle della Nabla, quindi meno, non so, come se fossero meno resistenti e meno precise. Questa è quella della MAC, è proprio morbida quando si applica. Quella della Nabla è un po' più dura, mi piace di più perché credo che si possa avere un ottimo controllo quando si va ad applicarla, a differenza di quelle della MAC. Guardate che mina, è stupenda, super super sottile. Si possono disegnare anche i peli singolarmente, quindi fare delle sopracciglia a tratteggio, e la mina può anche rientrare, quindi la cacciate e la fate rientrare. Cosa fantastica, così non perdete il prodotto. Poi all'altra estremità ha anche il pettinino, quindi una volta data la forma potete pettinare le sopracciglia per sfumare il prodotto e mettere le sopracciglia a posto. Per quanto riguarda gli ingredienti, sono ottime perché hanno zero siliconi, zero parabeni, zero oli minerali quali paraffina, zero phthalates, che non so cosa si, non so come si traduca in italiano, zero PEG e zero EDTA. Quindi ottime anche dal punto di vista degli ingredienti che rispettano l'ambiente e sia per la vostra salute. Hanno un'ottima durata, le ho provate su me stessa e anche su una cliente, sono molto molto durature e devo dire che sono un'ottima scelta per le persone magari un po' inesperte, per chi la mattina va di fretta. Io ho fatto un video in cui vi mostro come avere sopracciglia definite con tre diversi prodotti, con tre diversi metodi. Quelli che io utilizzo di più sono l'eyeliner in gel, e me lo vedete indossare adesso, è quello che utilizzo io tutti i giorni perché mi piacciono sopracciglia super definite. Potete combinare la matita con l'eyeliner in gel, ad esempio tracciare i bordi con la matita che è super precisa e riempire il sopracciglio con l'eyeliner in gel. Un altro metodo che potete utilizzare è appunto l'ombretto per avere una sopracciglia più naturale, oppure per avere proprio un sopracciglio a tratteggio, quindi super super naturale per le spose, per servizi fotografici in HD o anche serie TV, telecamere HD, primi piani. È l'eyeliner in cake, quindi in torta, in diversi colori, che è idrosolubile, quindi lo andate a sciogliere con l'acqua e potete disegnare con un pennellino d'eyeliner super sottile proprio i singoli peli. Per chi vuole disegnare i peli delle singole sopracciglia, vuole un effetto naturale, vuole un effetto definito, le matite della Nabla sono ottime perché potete fare tutte queste cose con la matita.
E niente, spero che questa review vi sia stata utile. Per quanto riguarda i colori, sono credo 5, ce n'è uno più rossastro, uno un po' più freddo, uno un po' più caldo, uno più scuro. Per quanto riguarda appunto le more mediterranee come me, che non volete un colore troppo troppo scuro, Neptune è un ottimo colore. Allora vi lascio dopo questa breve review. Se l'avete apprezzata datemi un like, iscrivetevi al canale se non lo siete già e condividete il video sui vostri social se volete consigliare questa review a un'amica. Ci vediamo al prossimo video.